Siamo nel quartier generale della 22esima edizione della Sagra del Fungo Porcino a Castel Pagano. Siamo nella zona più calda, nel vero senso della parola, siamo nelle cucine. Noi incontriamo lo chef Gaetano Bifulco. Allora, tante cose buone, tutte a base del principe del bosco che spopola in questa zona. Buonasera, salve. Sì, esattamente, qui siamo al cuore, ovviamente parte tutto da qui, con la collaborazione comunque del comune di Castel Pagano e grazie anche agli istituti alberghieri di Colle Sannita e Termoli che ci hanno mandato dei ragazzi bravissimi e ci stanno aiutando. E stiamo preparando per un numero di persone che già si avvicina ad un migliaio, quindi la serata è ancora in corso, è ancora lunga, quindi diciamo che c'è un bel po' da fare, però risponde bene la serata. A pranzo abbiamo registrato già un buon numero e prevediamo anche domani ci sia un'affluenza consistente. Cosa prevede il menù? Allora, il menù di quest'oggi abbiamo delle melanzane su un crostino, le melanzane su una fonduta di pomodoro, ovviamente tutti i prodotti tipici locali. Su questa melanzana poi ci sono anche un po' di verdure saltate insieme al fungo porcino, no? Che comunque troveremo in tutte le preparazioni, anche se in modo moderato. Poi abbiamo anche un pasticcio di polenta. Poi abbiamo fatto una fonduta con dei formaggi sempre locali che ci hanno offerto comunque le persone, i privati del posto, e dove ovviamente abbiamo aggiunto anche un profumo di fungo porcino. Poi abbiamo anche due primi e due secondi. I primi è un pacchero ripieno. Piace moltissimo, anche molto lavorato, ma dentro ci sono comunque, c'è un po' di provola affumicata, un po' di macinato, e tra l'altro le carni che utilizziamo sono sempre prodotti locali, quindi di allevamenti locali, quindi abbiamo noi lavorato le carni, hanno contribuito ovviamente a dare maggior sapore a queste preparazioni. L'altro primo invece è il risotto tipico di ogni anno che noi prepariamo, il risotto ovviamente ai funghi porcini che prepariamo sempre. E abbiamo poi due secondi, uno a base di vitello e l'altro è con il maiale. Il vitello diciamo che è arrotolato e farcito, ovviamente sempre con base di funghi. Poi c'è un maiale arrosto picchettato, è un termine che noi utilizziamo per diciamo inserire delle erbe, mandorle, un po' di frutta secca all'interno, quindi viene rosolato e poi con una salsa demi-glace, diciamo per nappare, noi utilizziamo questo termine per coprire questa salsa. Chef, chiedo a lei, che è un tecnico del settore, ma il fungo porcino che prodotto è? Le cose tipiche vanno mangiate sul posto, quindi questo è un prodotto che diciamo che viene raccolto in queste zone, quindi è un prodotto, è una specialità del posto, dove questo è il periodo migliore per gustarlo. Noi abbiamo anche attrezzato tra l'altro una perifungo, no? È stata chiamata così, una perifungo, dove ci sono altre preparazioni che in attesa della coda possono anche gustare ancora. Abbiamo fatto delle zeppoline napoletane ovviamente improfumate con un po' di fungo, no? Delle frittelline. Poi c'è un piccolo hamburger di razza marchigiana, ma comunque allevata sul posto, quindi accompagnato con una salsa agrodolce a base di pomodoro agrodolce, invece di mettere solite salsine comprate come maionese o ketchup, quindi salsine fatte da noi. Un'altra salsina che abbiamo fatto è una riduzione di vino, quindi ovviamente non c'è più la sensazione dell'alcol, viene ridotto e viene molto cremoso, sembra quasi diventa una glassa come tipo l'aceto balsamico, veramente è piaciuta tanto. E allora chef, chi più di lei, un buon appetito a tutti. Grazie, buonasera e buon pranzo e cena a tutti. Come è andato questo perifungo? Ottimo, un ottimo hamburger. Con quale salsa l'ha abbinato? Abbiamo provato la salsa piccante, che non era piccantissima, però è molto saporita. Anche le frittelle sono buone. Ma poi una bella serata, c'è tanto sapore, tanta compagnia. Qua è sempre una bella serata perché Castel Pagano è un posto speciale, bellissimo, io vengo sempre. Da dove viene? Io vengo da Benevento, loro sono tutti amici e come stare a casa. Ne valsa la pena, qualche chilometro, ma è da consigliare.
è da consigliare e da riuscire anche a rimanere qui la notte, perché così è meglio, perché dormendo qui si riesce a godere tutta la sagra, ma magari allungandosi il giorno dopo, perché ci sono tante cose che loro fanno tutte insieme e non c'è una sagra così organizzata come quella di Castelpagano. Nell'angolo della Perifungo incontriamo il signor Pierpaolo. Sì. Com'è andata questa novità? Com'è stata? Sta andando bene, sta proseguendo bene. È un hamburger nel panino con, sì, accompagnato da frittelle. Lei con quale salsa l'ha assaggiato? Allora, io l'ho assaggiata con la salsetta a base di vino, ma vi sono anche altre salse a base di funghi, poi c'è il sale speziato che è anche ottimo. Insomma, ci sono parecchie cosette, parecchie salse. Cosa ne pensa della Sagra del Fungo Porcino di Castelpagano? È una bellissima manifestazione, questa è la 22ª Sagra organizzata dal Comune, che quest'anno ci sono anche altre novità, tipo questa, c'è il Sunset Bar per dare un'attrattiva anche per i giovani di Castelpagano e le persone che vengono da fuori, è una bellissima manifestazione. Siamo con Antonio Caruso, consigliere comunale di Castelpagano con delega alla tutela dell'ambiente. La Sagra del Fungo Porcino che quest'anno compie 22 anni, oltre 20 anni dunque di successo e di consensi. Questo è anche un modo per omaggiare l'ambiente stesso di Castelpagano e di celebrare quello che è un segno tangibile della cultura del posto, la cultura appunto culinaria. Certo. Noi riteniamo che questo evento sia un'occasione molto importante per Castelpagano, perché ci permette di acquisire tanta visibilità non solo a livello locale ma anche in ambito regionale ed altrove. È per questo motivo che noi attribuiamo a questa festa tantissimo interesse e stiamo cercando di ampliarla sempre di più, di diversificarla, di creare varie alternative all'interno della manifestazione per fare in modo di rendere la nostra offerta più appetibile e di far venire un numero di persone sempre maggiore nel nostro piccolo comune della provincia di Benevento. Non solo sapori, ma anche mostre d'arte, trekking, escursioni, tornei sportivi. Questo per regalare a 360 gradi l'assaggio di quello che è un territorio autentico, vero, incontaminato. Beh, certo, la valorizzazione di ciò che la nostra terra ci dà è fondamentale per noi. È quello che noi abbiamo qui in queste zone, no? Per cui nell'ambito di questa festa è possibile per esempio degustare vari prodotti del territorio, a partire dai vini lì al Vinarium, dove è possibile assaggiare diverse tipologie di vini sanniti, ma anche ovviamente altri, però maggiormente di questa zona. E la marchigiana per esempio, alla Perifungo, che è una carne IGP del territorio di un paesino qui vicino che si chiama San Giorgio la Molara. E allora in questo modo possiamo dire che Castelpagano ha voluto omaggiare il territorio. Certo, noi lo facciamo e ci impegniamo al massimo ogni anno sempre di più. Grazie.